I due giorni dedicati a Santa Perduta ormai sono alle porte e, accogliendo il volere dei fedeli, cominciamo a svelare nei dettagli il programma giorno per giorno. Il tutto, come sempre, si svolgerà nel quartiere medievale di San Giovenale. Ne parliamo con Andrea Caponeri, detto Cappa, ciao, buongiorno, ciao. E con Patrizia Spada, presidente della ONG Tamat, e con Colomba Damiani, responsabile del Festival Mondo in Comune Umbria Amico, che quest'anno appunto parteciperà alla popolare iniziativa. Ma intanto, Andrea, spiegaci cosa accadrà in questi due giorni. Sì, in realtà i giorni sono tre addirittura, perché facciamo appunto un prologo alla ricerca della nostra amata santa, esattamente, quindi avverrà nella piazzetta Simoncelli, una piazza molto caratteristica del quartiere medievale. Gli olivetani sicuramente la conosceranno, perché ormai da qualche anno facciamo lì delle belle iniziative, un posto che abbiamo riscoperto noi, insomma. Certo. E ci sarà appunto venerdì ci sarà l'omaggio a un grande della musica italiana come tradizione, in cui abbiamo messo insieme una ventina di musicisti olivetani. E quest'anno il prescelto è stato Franco Battiato, insomma, quindi un nome che non necessita di presentazioni o di altre cose. E il sabato invece, sempre nella stessa piazzetta, ricorderemo il nostro amico Francesco Satolli, un bravissimo jazzista, archeologo, ragazzo straordinario, che purtroppo un destino beffardo ci ha portato via nel 2008, e anche quest'anno lo ricordiamo con la sua musica, cioè quindi ospitando un concerto jazz, cioè il Mauro Verrone Trio. Mauro Verrone è stato il suo insegnante di sax qua a Oviedo, quindi insomma sarà una cosa, credo, anche molto, molto forte, toccante, molto intensa. E poi, dopo questi due giorni in cui ci prepariamo, no, alla Santa, c'è il giorno proprio della Santa, in cui c'è il nostro picnic popolare. Appunto, come già sapete, forse, insomma, qualcosa di molto condiviso, di molto aperto, e avverrà nei giardini di San Giovenale, proprio con vista, sì, un posto bellissimo sotto la chiesa, un posto bellissimo con vista sulla vallata, insomma, e ecco, ci saranno tutte queste tovaglie aperte, bimbi, famiglie che vengono, persone che portano, e si sta insieme, si mangia, si beve. E poi appunto presenteremo una importante trasmissione radiofonica che quest'anno la nostra radio web va a mettere nel suo palinsesto, e poi quindi parliamo anche appunto con Colomba e Patrizia, e Aprite le città, che è appunto qualcosa a cui noi teniamo molto, insomma, a che fare con i temi purtroppo di grande attualità che riguardano i migranti di vecchia e nuova generazione. E poi ci saranno i concerti di Simone Stopponi e Francesca Dragoni, e quest'anno abbiamo anche un grande protagonista della musica italiana, che è Mauro Ermanno Giovanardi, già leader dei La Cruz, una persona di grandissimo spessore, da più di 25 anni praticamente tra le personalità di maggior spicco della musica italiana, e quindi siamo veramente contenti e fieri di poter ospitare un suo live. Beh, un bellissimo programma. Quest'anno, peraltro, la ricerca della Santa comprende anche una collaborazione importante, con importanti risvolti anche sul sociale, giusto? Esatto. Io sono Patrizia Spada, presidente di Tamat. Tamat è un ONG che lavora con progetti di cooperazione allo sviluppo nel sud del mondo. Per esempio, siamo presenti in questo momento in Africa, in Burkina Faso, in posti caldi. Vogliamo riportare con la comunità dell'Umbria, in particolare con questa di Orvieto, le problematiche cui noi incontriamo tutti i giorni, e parlare di comunità globale. Siamo tutti cittadini del mondo, parliamone insieme, sentiamo proprio la parola della gente, di cosa pensa di questo sviluppo sostenibile del mondo e delle problematiche che ci sono in questi tempi. Certo, e invece Colomba, come Umbria Amico? Sì, Umbria Amico è un acronimo per Umbria Mondo in Comune, Festival del Mondo in Comune, un progetto che vede come capofila la ONG che rappresento, che è Tamat, 21 partner regionali, 2 partner internazionali. È un viaggio in 7 località della nostra regione Umbria. Orvieto è una di queste tappe. A Orvieto poi si aggiungerà Foligno, Marciano, Assisi, San Giustino, e di riflesso 7 località, queste e Città di Castello e Perugia. L'iniziativa culminerà con un festival, stiamo dando un'anticipazione qui ad Orvieto, Santa Perduta, con l'inizio di questa trasmissione radiofonica che ci accompagnerà per tutta la durata di questo progetto. 18 mesi, vi aspettiamo poi a giugno 2018, Orvieto una di queste tappe, dove si parlerà, come ha detto Patrizia, di cittadinanza globale, ma lo si farà all'interno delle comunità
locali uniti a noi in questo viaggio. Assolutamente, ne riparleremo sicuramente, sì. Allora è inutile aggiungere altro. Appuntamento venerdì, sabato e domenica nella zona del San Giovenale per ritrovare la Santa, ma soprattutto per ritrovarsi e stare insieme in buona compagnia tra uomini, donne, bambini, ottimo cibo e buon vino.